Tre settimane dopo la morte di Icilio, Verdi, dopo tante attese, delusioni, battaglie, ha però la gioia di vedere finalmente una sua opera messa in scena alla Scala. Vogliamo dare questo Oberto? Va bene. Ma come? Ma io dico a te, un giovane, uno sconosciuto, un nessuno che viene da Parma, ti dà una tua opera, niente meno che qui alla Scala, e tu mi dici, va bene. È un'opera minore, oggi poco rappresentata. Si intitola L'Oberto. È una storia ambientata nel Medioevo, in cui si intrecciano seduzioni e tradimenti con un tragico duello finale e il ritiro in convento della protagonista. Io per la serata di beneficenza la canterò senz'altro. Mi piace. Sì, sì, e piace anche a noi. La Scala a quel tempo era leggermente diversa da come appare oggi. Nulla è cambiato naturalmente per quel che riguarda la struttura del teatro, le decorazioni e naturalmente il palco reale. Era la platea a essere un po' diversa per quel che riguarda la distribuzione dei posti. Intanto va detto che l'orchestra non era nella cosiddetta buca, non era infossata, ma occupava una parte della platea. Le poltrone poi non esistevano. La platea infatti non era considerata un buon punto di ascolto. Si stava in piedi oppure seduti su delle semplici panche. I posti migliori per l'acustica erano i palchi di primordi. E qui vediamo anche una curiosa fila di sedili sotto i palchi e destinati alle signore. Quella sera, per la prima rappresentazione dell'Oberto, il 17 novembre 1839, tutto il loggione è occupato dalla filarmonica di Busseto. I malumori sono finiti. È un momento di gloria per il loro concittadino e anche per loro. Curiosamente a quell'epoca non esisteva ancora il direttore d'orchestra, era il primo violino a dare gli attacchi. Il pubblico fortunatamente reagisce bene a questa prima opera e nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo Verdi corre subito a casa da Margherita per annunciarglielo, felice. Margherita! Ma sei te? Sì! Ma è già finito? No, no. Ma cosa è successo? Niente, niente. Ho fatto una scappata di corsa. Il primo atto è finito. È andato bene, proprio bene, sai. Devo tornare subito alla Scala, però. Vai, vai. Ciao, vai, ciao. Che sono comincio il secondo atto. Ciao. Vai, vai. La musica dell'Oberto, dicono oggi i critici, riecheggiava un po' quella di Donizetti, di Rossini e soprattutto di Bellini. Ma c'era già Verdi. Verdi riesce insomma a entrare alla Scala. L'Oberto va abbastanza bene, vi sono 14 repliche e l'editore Ricordi pubblica la partitura. Ma i compensi a conti fatti non bastano certamente a ripianare i debiti che nel frattempo si sono accumulati, perché la vita del compositore è molto difficile. Alla fine del mese ci sono creditori da pagare, c'è l'affitto di casa arretrato. Margherita a un certo punto va a impegnare i suoi anelli al Monte di Pietà. Margherita è poco descritta dai biografi. Alcuni si sono chiesti quanto avesse pesato nel loro matrimonio il fatto che fosse la figlia di Barezzi, il benefattore di Verdi. Una catenina d'oro 18 grani. Per quanti mesi? Per 3 mesi. 3 mesi. Ecco. Cosa sono? I soldi per l'affitto. Ma come hai fatto? Di certo Verdi le fu molto attaccato e fu a lungo fedele al suo ricordo. Margherita infatti quello stesso anno morì di febbre cerebrale, come si diceva a quel tempo, forse di meningite. Aveva 26 anni. Nel giro di un anno Verdi perde così i due figli e la moglie e rimane solo. Per ironia della sorte, proprio in quel periodo deve scrivere un'opera comica che gli è stata commissionata, intitolata Un giorno di regno. L'opera, rappresentata alla Scala nel settembre del 1840, va malissimo. È il momento più difficile della sua vita. Ha perso tutto e questo insuccesso rischia di pesare molto sul suo futuro di compositore.
e ora solo e sfiduciato. Con l'animo straziato dalle sventure domestiche, esacerbato dall'insuccesso del mio lavoro, decisi di non comporre mai più. Ormai vede nero nel suo futuro, lascia la casa, si trasferisce in una camera mobiliata e consuma i suoi pasti in una modesta osteria. Ma qualcosa di straordinario sta per succedere. Madonna che neve. Vieni, vieni a teatro con me. L'impresario Merelli, col quale lavora, gli passa un libretto che dice potrebbe diventare un'opera. Tieni, guarda. Che cos'è? È quel libretto del Solera che a Nicolai non piace. Oh, un argomento magnifico, eh. Tieni, tieni, leggi. Guarda se non ho ragione. È una storia che si situa all'epoca babilonese. Parla del re Nabucodonosor che conquista Gerusalemme e deporta gli ebrei in schiavitù in Babilonia. Un argomento biblico. Verdi comincia a scrivere qualche pagina di musica. Sente che le note gli vengono una dopo l'altra. Chi è che piange? Alzatevi! Sentite quello che vi dico. Verrà un giorno in cui questi luoghi... Beh, scrivimi questa profezia. È come una febbre. In breve tempo l'opera è terminata. È il Nabucco. Sorgete angosciati fratelli. Sul mio labbro favella il Signore. Bravo! Sul mio labbro favella il Signore. Cartellone della nuova stagione. Ma la Scala non la mette in cartellone. Mi voleva, ma i miei impegni non me l'hanno. È in quella circostanza che Verdi conosce Giuseppina Strepponi, signora? Una cantante di successo che è anche pianista. Una donna particolare. Da una relazione con un uomo sposato, un tenore, aveva avuto due figli, cosa a quel tempo riprovevole in società. Canta per mantenere la famiglia, anche se la sua voce comincia a risentire delle fatiche cui si sottopone. Allora? Anche altri cantanti fanno pressione sull'impresario. Ma io l'opera di Nini non la canto. Canto quella di Verdi, Nabucodonosor. O Verdi o niente. Il cantante era un divo e bisognava assecondarne tutte le richieste, da quelle più bizzarre, se l'aria di un'opera non gli piaceva la toglievano, a quelle più intelligenti. E allora, va bene. Come l'intuizione di dare fiducia al giovane Verdi. Il Nabucco viene quindi allestito e messo in programma, ma a condizione di spendere il minimo. Infatti le scene sono riciclate da altre rappresentazioni, i costumi sono già usati e si concedono soltanto 12 giorni di prova. La Strepponi interpreta Abigail. A questo punto però succede qualcosa di magico. In teatro c'è un'atmosfera eccitata e le prove si trasformano in un momento straordinario, specialmente quando arriva il famoso coro del Nabucco, che coinvolge tutti. Cantanti, musicisti, macchinisti e sarte. Cosa lei, questa bella musica? Ma cosa canta lei durante le prove? Silenzio! Va davanti con fiori, su, su! Anche lei, su. Va bene. Ma qui cantano tutti. Thank you.
andiamo anche a cantare? Quando la sera del 9 marzo 1842 l'opera va finalmente in scena, si spera in un gran successo ed è un trionfo. Quel trionfo del Nabucco segna una vera svolta nella vita di Verdi come compositore. Alla Scala viene replicato nel giro di pochi mesi più di 60 volte e tutti i teatri lo mettono in scena. Quello che è più incredibile è che la gente per strada comincia a cantare le arie di Verdi. Bella Tusa, le minghe in sci. Non bisogna dimenticare che a quel tempo non c'erano i dischi, non c'era la radio, quindi mancava quell'opportunità di sentire molte volte le arie così come avviene oggi. C'era però qualcos'altro che sostituiva, almeno in parte, la radio, i dischi e le cassette, ed erano le bande musicali nei giardini, i mandolini e gli organetti. Ecco qui proprio un organetto d'epoca che ci è stato prestato dal Museo degli Strumenti Musicali Meccanici di Ravenna, della collezione Marini. Questo organetto era un po' l'equivalente di un jukebox, o se volete di un giradischi, e le arie di Verdi si diffondono insomma rapidamente con un successo senza precedenti. Verdi anticipa di un secolo il successo delle canzoni popolari. Le sue arie erano famose come i grandi hit di Sanremo, si potrebbe dire. E lui stesso diventa un personaggio, una star. Guarda, cravatte alla Verdi. E di colore verde. Verdi, venite a vedere, papà. Beh, cosa c'è? Guarda. Anche le cravatte. Anche le cravatte. Sì, sì, se lo togliono, sì, va bene. Ma andiamo adesso. Andiamo alla solita osteria? E due, sì, no, al Grand Hotel. C'è un aspetto interessante che riguarda gli allestimenti scenici dell'epoca, sia alla Scala come del resto negli altri teatri, e cioè il fatto che a quel tempo naturalmente non esisteva la luce elettrica, quindi niente lampadine, niente lampadari o proiettori, tutto veniva fatto con le candele o con i lumi a petrolio. All'inizio della serata un enorme lampadario centrale scendeva dall'alto del soffitto con tutte le candele accese. Ed era un vero spettacolo da applaudire. Naturalmente non si poteva accendere e spegnere a comando, quindi la sala doveva rimanere illuminata durante tutta la rappresentazione. Ma sul palco, con candele, con lumi a petrolio, ci si poteva ingegnare per realizzare degli arditi effetti speciali, come in questo sorgere del sole sulla Laguna Veneta. Su il sole! Sono ben evidenti i rischi d'incendio che correva un teatro con tutti questi fuochi accesi.